servono dei giovani come te che portano avanti le idee chiare, senza paure, e ormai a parlare di certe cose ormai abbiamo paura e quindi ci vogliono far aver paura, ci costringono quel politicamente corretto maledetto che impera attraverso i giornali, attraverso le televisioni, ci sta dilaniando e sta dilaniando purtroppo i nostri valori. Quindi ti ammiro per la tua sagacia, proprio anche per la tua determinazione. Spero che tu riesca veramente nei tuoi obiettivi perché te lo meriti. Grazie Paolo per tutto quello che hai fatto per noi e farai, specialmente se Dio vorrà che tu magari vada a ricoprire qualche bel posticino, magari anche in Europa, noi saremo sempre con te, ti sosterremo e sicuramente so di poter contare su di te. Ti ringrazio Eugenio, anche perché la stima, come dicevo prima, è reciproca e io sono pienamente convinto che in questo argomento, in particolare riguardo alla caccia, ma in tanti altri, ci voglia il coraggio di esprimere le proprie idee. E il coraggio lo si ha quando si è liberi. Quindi io credo che nel partito di Fratelli d'Italia e in generale a livello politico bisogna costruire degli spazi di libertà e di coerenza per testimoniare i propri valori, non solo a parole, ma anche nei fatti. Quindi io ho scelto di affiancarmi a persone come voi che sono coerenti, perché è solo così che poi si possono portare avanti le istanze dei cacciatori, ma non solo, delle persone normali che sono quelle che vanno tutelate in Europa, in un mondo che sembra diventato anormale. Per cui vi ringrazio e spero, se Dio vorrà e se le persone lo vorranno, andrò a ricoprire dei ruoli importanti a livello politico, spero di poter rappresentare i vostri diritti, le vostre istanze, perché lo ritengo più che doveroso. Ah, anzi, dimenticavo un'altra cosa, cari telespettatori, perché il nostro amico Paolo Inselvini, chi si ricorda di voi, ci ha permesso proprio grazie a lui, eravamo andati davanti al tribunale proprio a sostegno di un caso del caso Gnali, per non fare nomi, e che purtroppo la questura a noi cacciatori, pensate, no? A noi cacciatori ci aveva vietato di manifestare davanti alla porta del tribunale. No, sono andati gli animalisti, sono andati, permettetemi il termine, cani e porci a manifestare davanti al tribunale di Brescia, no? Gli unici che non ci hanno permesso, ci hanno relegato in un angolino, no? Ma solo grazie all'amico Paolo, perché altrimenti neanche lì ci avrebbero lasciato manifestare il nostro dissenso a questi comportamenti, a questi atteggiamenti. Quindi capite benissimo che chi dice ma non bisogna avere agganci politici sbaglia, sicuramente non sa quello che si dice. Qua in Italia, se non c'è la politica dietro, sapete benissimo che non si va da nessuna parte, in primis perché comunque il settore legislativo è in mano al Parlamento e quindi se noi dobbiamo fare delle leggi dobbiamo comunque sempre parlare con la politica. E poi abbiamo visto anche questi casi che gridano vendetta perché veramente in Italia ha permesso manifestare a tutti, addirittura come abbiamo visto i giovani anche senza chiedere il permesso, no? Ai giovani di Pisa, no? Che poverini hanno preso due manganellate, noi invece ci hanno vietato perché? Perché sanno benissimo che se noi non ubbidivamo questo ordine ci toglievano il porto d'armi. Noi siamo sempre sotto il ricatto, forse ora è ora anche di smetterla, che chi subisce sono sempre le persone per bene a posto e gli altri possono fare tutto quello che vogliono. Ora veramente di finire ora di dargli un taglio, la politica ha il dovere di ripristinare queste cose, perché altrimenti cioè, perdiamo veramente tutta la bussola la stiamo perdendo, ragazzi. Dimmi tu, Paolo, cosa ne pensi e ti ricordi, penso che ti ricordi benissimo di questo caso. Sì, mi ricordo bene, era poco tempo dopo le chiusure da Covid, se non sbaglio, e in quel caso andammo davanti al tribunale per un altro caso incredibile,
dal punto di vista della vessatorietà nei confronti dei cacciatori, perché anche il caso specifico di specie era davvero incredibile. Quindi io, con tutto il movimento giovanile, in realtà, del partito, abbiamo ritenuto doveroso cercare di permettere di manifestare ai cacciatori di fronte al tribunale, di manifestare con loro per chiedere che la legge fosse uguale per tutti. Nel caso in particolare di Gnali, ma più in generale per i cacciatori ai quali era stato impedito di manifestare. Per cui eravamo lì con uno striscione che recitava proprio la frase: la legge è uguale per tutti. Quindi una manifestazione più che pacifica, una manifestazione nella quale cercavamo di ricordare ciò che la nostra Costituzione e le nostre leggi dicono e permettono, grazie a Dio. E quello fu un caso nel quale di fatto abbiamo toccato con mano quanto i cacciatori siano criminalizzati. E come hai detto bene, credo, sono criminalizzati perché dicono la verità. Dicono la verità, erano lì semplicemente a far vedere quanto il cacciatore che era imputato avesse evidentemente ragione e che si fosse di fronte a un caso di abuso di potere da parte delle forze. E quindi si cercava di nascondere la cosa, come in tanti altri casi, perché siamo in un mondo nel quale ciò che è vero, ciò che è reale, si cerca di metterlo sotto il tappeto. E tra l'altro, io specifico una cosa, aveva ancora più valore, secondo me, quella manifestazione, perché eravamo davanti al tribunale in città, perché spesso in città c'è ignoranza rispetto a questo tema. C'è qualcuno che è in malafede, chiaramente, e cerca di combattere i cacciatori. Dall'altro lato c'è qualcuno invece che semplicemente non conosce, e non è suo dovere conoscere, ma è dovere nostro invece far conoscere, visto che tanti cittadini magari vedono la caccia in maniera negativa semplicemente perché hanno sentito parlare male della caccia ai programmi TV o perché, vivendo in città, sono lontani da questo tipo di tradizione, da questo tipo di esperienza. Quindi io ritengo che a maggior ragione sia importante far conoscere la caccia ai cittadini bresciani, ai cittadini bergamaschi, ai cittadini milanesi, ai cittadini romani, evidentemente, perché spesso sono troppo lontani da questo tipo di esperienza. E non è un caso, tornando al discorso di cui abbiamo parlato prima, che abbiamo coinvolto un politico romano, molto lontano dalla caccia, che evidentemente non conosce bene e fino in fondo queste tematiche, ma nel momento in cui gli si presentano i fatti, persone di buon senso possono essere di nostro aiuto. Quindi, come hai detto benissimo te, Eugenio, credo che la politica serve come? Perché è il modo migliore e più importante con cui possiamo portare avanti queste istanze. Quindi, in primis, noi bresciani, noi lombardi, dobbiamo cercare di sostenere e eleggere persone che poi difendono la caccia, come nel caso di Carlo Bravo, che sicuramente è il caso più emblematico e migliore da questo punto di vista. Dall'altro lato, però, dobbiamo anche saper interloquire e parlare con quelle persone che a Roma, con buon senso, possono esserci d'aiuto e di appoggio.